Ciao, un benvenuto a tutte e a tutti voi in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme la focaccia con la cipolla. Che cosa c'è di più buono della focaccia con la cipolla? Per la sottoscritta, solamente la focaccia con la cipolla. Bene, andiamo a mettere all'interno di una ciotola capiente 2 cucchiai di pasta madre rinfrescata. All'inizio di questo video vi ho dato un consiglio per sostituire la pasta madre nel caso non l'abbiate, quella fresca. Andiamo ad aggiungere alla pasta madre l'acqua e la sciogliamo dolcemente. Ecco, se non diventa proprio un liquido omogeneo, non vi preoccupate perché poi nella lievitazione diventerà tutto armonico. Andiamo ad unire anche il sale marino integrale, l'olio extravergine d'oliva, continuiamo a mescolare un altro po', dopodiché non dovremo fare altro che aggiungere le farine. Un gioco da ragazzi. Io ho utilizzato questa buonissima farina di farro, un farro antico di una varietà antica, è integrale, alla quale però unisco anche della farina di tipo 1, va bene anche la farina di tipo 2 per renderla un pochino più soffice. E mescoliamo dapprima con un cucchiaio e poi impastiamo a mano fino ad ottenere una bella pagnottella piuttosto morbida. Dobbiamo lasciare il meritato tempo di riposo al nostro impasto, lo copriamo, lo lasciamo a temperatura ambiente per circa 2 ore. Nel frattempo io mi posso avvantaggiare e preparare le cipolle. Io ho utilizzato 3 cipolle rosse perché sono più dolci, ma vedete voi, se preferite le altre potete usare anche le altre. 3 belle cipolle grandi, le vado a tagliare grossolanamente all'interno di una padella, aggiungo l'olio extravergine d'oliva, l'origano e i capperi sotto sale sciacquati appena. Io utilizzo anche un po' di sale contenuto, poi unisco anche un goccino di aceto di mele e le faccio stufare per poco, per circa 15 minuti, prima le rosolo leggermente, poi le copro col coperchio e le lascio, mi raccomando, raffreddare. Nel frattempo il nostro impasto è cresciuto naturalmente, ora non ci resta che dividere l'impasto in 2 parti e andarlo a distribuire sulle nostre teglie leggermente unte. Io infatti, come potete vedere, ho aggiunto qualche giro di olio extravergine d'oliva. In questa operazione cercate di essere delicate il più possibile per non perdere tutte le bolle, diciamo, della lievitazione, quindi diteggiate gradualmente per distribuire l'impasto su tutta la superficie e lasciatela leggermente spessa, minimo 2-3 centimetri. Ecco, in questo caso ho lasciato un'altra oretta di riposo al mio impasto, poi vado a farcire, mi raccomando, le cipolle nel momento della farcitura devono essere assolutamente a temperatura ambiente e quando le avrete ben distribuite andiamo ad aggiungere le erbe aromatiche. In questo caso ho utilizzato del rosmarino, poi ho utilizzato della salvia. Cuocete 220 gradi per circa 20 minuti in modalità statico e guardate qua che meraviglia, ma soprattutto mi dispiace ma vi perdete questo profumo che non vi posso proprio raccontare perché dovete assolutamente provare a farla voi stesse per capirlo. La tagliate e la servite su un piatto, se volete potete aggiungere un goccino di olio extravergine d'oliva, del pepe o dell'origano. Se siete amanti del genere potete anche aggiungere qualche fiocco di peperoncino per una nota piccante. E io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo per favore sapere con un like. Ricordate che questa è un'altra ricetta che mi piace e mi fa bene perché ho utilizzato della farina integrale, della verdura di stagione buonissima. Vi mando un abbraccio e alla prossima, ciao!